Allora, siccome ognuno di noi doveva scegliere un tema rock, io diciamo ho scelto il tema della mia infanzia, che però credo sia immortale, che sono i Pink Floyd, Dark Side of the Moon, perché il problema è se nel BIM esiste the Dark Side of the Moon, diciamo per la prima dell'applicazione, come tema gli appassionati lo conoscono e Money, ma potevo scegliere anche Time, diciamo c'è un problema di Money o un problema di Time. Questo è il nuovo codice degli appalti. L'articolo 23 al comma 13 dice chiaramente che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere, nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso di metodi e strumenti elettronici, eccetera. Ancora sottolineato, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvalendosi di una commissione appositamente istituita, e questa commissione dovrà stabilire, sono definiti modalità e tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà, quindi si prevede l'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutate in relazione alla tipologia delle opere da affidare della strategia di digitalizzazione. Dunque, come dire, il dado è tratto e in seguito a questo dado tratto una commissione deve stabilire, ripeto, modalità di inserimento di tali metodi e strumenti, tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà, tipologie delle opere da affidare, individuazione delle strategie di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. E per questo il ministro Del Rio ha istituito una commissione. Questa commissione è presieduta dall'ingegner Piero Baratono, quindi il provveditore di Lombardia Emilia Romagna, che sarà qui credo già nel pomeriggio, comunque sarà un ulteriore importante relatore. Come vedete ci sono direttori generali o vice capi uffici di settori importanti del ministeri, di vari ministeri, quindi sia del MIT, ma soprattutto del MIT, ma c'è un altro provveditore, c'è la, diciamo, c'è l'Agenzia per l'Italia Digitale e poi quattro, diciamo, università presenti, quindi l'Università di Brescia con il professore Ciribini, che è un noto esperto, io, il professor Stefano Della Torre, che è un altro dei relatori, e la professoressa Giovenale dell'Università di Roma, La Sapienza. E poi è stato inserito anche Armando Zambrano, non come Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ma come Rete delle Professioni Tecniche, e poi anche un ulteriore gruppo. Questa è la commissione che sta lavorando. E molto schematicamente stiamo lavorando con una fase di audizioni, di cui vi dirò qualche cosa in più, una lunga fase di audizioni, perché noi abbiamo sentito moltissimi, diciamo, protagonisti del mondo degli appalti in generale, poi una fase di valutazione che faremo noi in commissione e come output noi prevediamo sia la bozza del decreto, bozza perché il decreto è del ministro, una relazione illustrativa del decreto e probabilmente una serie di nostre ulteriori proposte che vanno un attimo al di là dei nostri compiti di decreto, ma dei suggerimenti. Ecco, abbiamo lavorato formulando, abbiamo deciso di formulare un chiaro questionario da far avere a tutti i protagonisti, diciamo, di questa introduzione BIM, con una serie di domande, sulla strategia governativa dell'utilizzo negli appalti e nei contratti, B, quali erano gli ostacoli d'opportunità dei nuovi strumenti e metodi, cioè un po' quello che ha fatto vedere anche Andrea, diciamo in qualche senso, aspetti amministrativi legali rilevanti, strategia di formazione tutta la filiera, grado di conoscenza degli aspetti normativi del soggetto consultato, benefici dati dall'uso dell'ICT, tipologie di opere per l'introduzione della metodologia, quindi quali opere inizialmente, gradualità di inserimento nel mercato delle costruzioni. Quindi questo questionario è stato sottoposto a moltissimi soggetti che noi poi abbiamo ascoltato, quindi abbiamo le risposte di moltissimi soggetti, tutti quelli che noi abbiamo convocato, ma anche altri che ce l'hanno chiesto. Come vedete il mondo delle professioni, Consiglio Nazionale Ingegneri e Geometri, ma anche gli architetti in un'altra seduta, i grandi, diciamo, committenti, ANAS, Italferr, l'ANCI, quindi l'Associazione dei Comuni, l'UNI, che fa normazione, tra l'altro sta preparando anche un interessantissimo documento normativa nazionale sul BIM, l'ANCE
e diciamo la Federbeton, associazioni di vari campi, elettrotecnici anche, perché è chiaro che uno dei livelli di interoperabilità è sull'impiantistica, Federcostruzioni, Federacciai, Anima, Federlegno, Finco. Poi anche diciamo, la piccola e media impresa, non solo le grandi imprese attraverso Federcostruzioni, attraverso ANCE, attraverso Finco, anche le piccole e medie, gli architetti, anche il MISE, che naturalmente è un partner importantissimo perché poi gestirà Industria 4.0, l'Agenzia del Demanio, che è già partita con molto materiale BIM. Un altro grandissimo diciamo, riferimento per noi, che sono i concessionari di autostrade, i sindacati, i costruttori delle cooperative, quindi le cooperative che hanno proprio qui sede a Bologna, e come vedete anche altri settori. Ci abbiamo ascoltato già 25 soggetti per avere una chiara idea, faremo un documento perché ci hanno risposto per iscritto, quindi per avere quello che ha fatto diciamo Andrea su base Ingenio trasferito all'intero sistema. Io non dico nulla diciamo di quello che noi stiamo pensando in commissione, perché finita l'audizione ci sarà un serrato programma di discussione fra di noi a molte voci, con molti punti di vista diverso. Certamente un problema importante è la formazione, manodopera, progettisti, imprese, soprattutto stazioni appaltanti, perché sappiamo che se non ci sono le stazioni appaltanti ben istruite non si va da nessuna parte, è il punto debole addirittura. C'è una piramide della formazione, che non è il prisma dei Pink Floyd, ma è la piramide della formazione, in cui bisogna fare un'accelerazione molto forte nella formazione, perché ci sono circa 10 università attive in grado di formare circa 100 studenti l'anno, roba del genere, ma probabilmente la necessità è 100.000 formati. Però su questo c'è un'accelerazione anche universitaria molto forte. Money dei Pink Floyd, questione di finanziamento, si è parlato di minimi tariffari, cioè dovrà entrare o no nelle tariffe, chi paga per le aggregazioni dei professionisti, come incentivare aggregazioni dei professionisti e microimprese, che incentiva la formazione, che incentiva le convenzioni quadro per l'acquisizione di software, che ha un gran costo, gradualità e transitorio sì, ma rendendo il processo che non torna indietro, irreversibile senza tornare indietro, con un percorso di applicazione che sia lineare e non confuso, questo è uno dei compiti che ci siamo certamente dati, gradualità e transitorio sì, ma indicando tempi certi, credibili, per stazioni appaltanti, professionisti, imprese e produttori, individuando con chiarezza casi sperimentali e regola per la volontarietà da parte delle stazioni appaltanti. Questo è quello che noi stiamo facendo e io con questo concludo, ma questa slide vuol dire che per noi universitari BIM non è solo interoperabilità ma è anche ricerca. Grazie.